Ciao a tutti, allora questo è un video che volevo fare su un argomento, diciamo, che ultimamente mi sta abbastanza. Allora, adesso vi spiego tutto a modo mio, cioè non capirete niente. No, cercherò di spiegarmi bene. Stavo parlando un po' di tempo fa, adesso se vi dico qualche giorno fa, magari il mese scorso, non ricordo di preciso, comunque ne ricordo che la conversazione fosse con Agata. Agata per voi di YouTube è Aghi76. E stavamo parlando del fatto appunto di avere più o meno cose. Ho detto, ma vorrei cercare di dare un attimo un giro di chiave e cercare insomma di restringere un attimo quello che riguarda gli acquisti truccosi. Anche se devo essere sincera, io non è che stia comprando proprio a chissà quali livelli, proprio no. Più che altro io ho alcune cose su cui spesso acquisto che possono essere gli smalti, ma nemmeno quelli perché di recente me ne sono arrivati tre in regalo bellissimi e dopo vi faccio vedere questo che è quello che ho messo oggi. Non ci farò un video apposito, anzi ne sto parlando, ve lo faccio vedere adesso. È questo qui della Sally Hansen, che è quello che ho messo adesso, infatti lo vedete ancora tutto bello sbrodolato perché lo devo aggiustare. Ve lo faccio vedere qui e non in un video apposito perché questa linea non esce qui da noi, quindi farvela vedere e dirvi ah, io ce l'ho però non lo trovate qui in Italia non mi sembra molto carino. Quindi vi dico che è della Sally Hansen ed è un Last Shine ed è fantastico per una semplice ragione, il colore è lo 007 Scarab. Perché se conoscete questo genere di finiture di smalto, queste duochrome, sapete che non hanno una gran coprenza alla prima botta, anzi, ce ne vogliono almeno un paio e alcuni con un paio siete a posto. Se no, ci sono dei colori bellissimi che hanno una coprenza pessima, dovete fare addirittura 3-4 passate per arrivare ad avere il risultato come lo vedete nella boccetta. Questo io sono rimasta così, perché questo smalto alla prima passata è così, cioè è una cosa mai vista, per me mai vista, ne ho una marea, vi assicuro, perché mi piacciono tantissimo questo tipo di finiture, mi piacciono proprio tanto e vi assicuro che è la prima volta che mi capita una cosa del genere, è fantastico. Questo viene dall'America, me l'ha regalato Lucy, non so né il costo. Qui non c'è, questo fa parte di una serie, ci sono, mi sembra, 4-5 colori, sono uno più bello dell'altro, cioè ci ho lasciato proprio la bavetta, sono fortunatissima ad avere questo, quindi per carità di Dio. E niente, A, ringrazio Lucy e B, davvero dovessero uscire perché la Sally Hansen la vende Sephora, ma ho sempre visto solamente il boccettone, quello grande, insomma io adesso non distingo bene le linee, ma ho sempre visto solamente una linea di Sally Hansen venduta da Sephora. Qualora dovesse uscire, prendeteli perché davvero la qualità è ottima, hanno una coprenza incredibile, quindi sono ottimi. Il video non era su questo, ero partita da tutt'altro. Appunto, parlando con Agata, gli avevo detto, a parte qualcosa che so che ci sono, per esempio, sono usciti gli smalti nuovi della Collistar Effetto Gel, vorrei provarne uno per provare un po', insomma, questa nuova finitura che hanno fatto. Io sono molto votata ai rossetti, come sapete. Quindi se esce qualcosa di nuovo, un pezzetto lo compro per provare. Però non è che mi compri 12 colori di quello stesso rossetto perché mi è piaciuta la linea o cerco di evitare palette di trucco. Ho preso qualcosa con i saldi a 6 euro. Penso sia l'ultima cosa che ho comprato, la palette della Kiko, quella in sconto col 50%. Insomma, cerco di essere brava perché comunque mi piacciono tante altre cose. Sapete che compro molto più libri che non trucchi. E poi ho la fortuna di avere delle amiche che tra Natale, compleanno, varie ed eventuali, perché ci sono anche le varie ed eventuali, mi hanno regalato tantissime cose, quindi ho tante cose nuove da provare. Quindi sono molto soddisfatta, truccosamente parlando, ma mi sono resa conto che ci sono alcune cose che mi sfuggono proprio dalla memoria, per cui andando a scartabellare dentro qualche cassettino, qualche cosa, ho ritrovato dei pezzi che vorrei utilizzare perché sono davvero bellissimi. E che ho pensato di fare, soprattutto per quanto riguarda magari il trucco giornaliero, ho messo in evidenza qualche pezzetto. E su questo pezzetto, insomma, vorrei utilizzarli per un po' di tempo in modo da consumarli. Non dico da finirli perché, cioè,
utopia, però insomma da consumarli, a dispetto di tante altre cose che magari mi restano sempre più in evidenza o comunque mi ricordo meglio precisamente dove stanno e vado sempre a beccare quelle due o tre cose. Ora vi faccio vedere un po' di che cosa si tratta perché magari vi faccio vedere qualche prodottino, anche se molti penso non siano più in commercio, insomma, non lo so. E B, magari sono cose che avete pure voi, a me capita, non so se anche a voi capita, di vedere dei video e vedo che esce fuori un pezzetto e dico, cavolo, ma quello, ma mi sa che ce l'ho pure io. E vado a ricercare nei meandri di qualche cassetto ed effettivamente lo trovo sul fondo di qualche cassetto. E magari è una cosa che mi piaceva anche molto. Non mi capita con gli smalti, devo dire, lì sono molto brava, mi ricordo tutto, ce l'ho tutti sistemati, catalogati, però col make-up, ahimè, mi succede. Quindi vi faccio vedere un po' che cosa ho rimesso in auge. Vorrei mettere un po' in primo piano e cercare di usare un po' di più. Da che cosa parto? Parto dagli ombretti. Un ombretto cremoso che avevo quasi dimenticato, questo ce l'ho da 2 anni. Sono sicura che era il mio compleanno di 2 anni fa. Il mio compleanno, come sapete, è stato da poco, quindi sono 2 anni. Ed è della Benefit, questi qui. Il colore si chiama Tattletail ed è un ombretto cremoso color champagne, ma vi assicuro che praticamente risulta quasi invisibile, cioè dà proprio un accenno di luminosità e basta. Proprio per questa ragione, vedete che l'ho usato. Vedete che è abbastanza scavato, non so se riesco perché qua, ecco, forse così. Poi a un certo punto l'ho un po' messo da parte perché è un po' insulso, diciamocela tutta. È un tantinello insulso, però sapete, per quelle giornate in cui non mi va tanto di truccarvi, messo così su tutta la palpebra, giusto per dare quell'effetto un po' sveglio, luminosino ma non troppo, è proprio quel non troppo l'effetto che dà. E allora voglio cercare di utilizzarlo anche perché ho notato che si sta seccando e non so se riesco a farvi vedere che qua sotto c'è un bel crepone. E quindi è questo è quanto. Poi un ombretto che mi piaceva tantissimo e questo è finito sotterrato, ahimè, ed è della Too Faced. Questo l'ho preso con uno sconto da Sephora, pagato veramente 2 soldi. Si chiama Full Frontal, è questo qui, ed è questo duo, a parte che è bellissima anche la scatolina col magnete, molto carina, ed è questo duo che è di una scrivenza che voi non ne avete un'idea. E adesso io me ne darò prova. Sono questi. E sono questi, cioè sono una cosa pazzesca questi ombretti e mi piacevano da morire. Dopodiché, anche questi sono andati a finire nel dimenticatoio perché sotterrati da qualche altra cosa. Un ombretto spaziale, questo mi piaceva da morire, è della Baroque Couture della Pupa. Penso gli ombretti più belli che. Cioè, questa collezione gli è venuta proprio bene alla Pupa, secondo me. Parlo della Baroque. I blush sono meravigliosi. Gli ombretti erano scriventi bellissimi, dei colori elegantissimi. Io ne ho due, ho questo e un verdino. Questa collezione io l'ho presa per 2 soldi all'outlet. Credetemi, 2 soldi. Non sto scherzando. Se c'è ancora qualcosa, cioè, prendetela perché davvero è bellissima. Questo ombretto è spettacolare. C'ha una scrivenza incredibile, non è assolutamente polveroso. È bello, è proprio bello. È luminoso, è un taupe argento, bello, bellissimo, veramente bello. E quindi anche questo qua assolutamente lo rimettiamo in evidenza. Nel frattempo mi pulisco. Ultimo ombretto è un ombretto della Essence. Io della Essence ne ho proprio boh, 3 contati. Non lo so se ce n'ho 3, non li amo particolarmente, quindi non li compro quasi mai. Questo colore mi ha particolarmente invece colpito perché si chiama innanzitutto 33 It's My Party e come potete vedere è un matte effect. Ed è questo colore, aiuto, qui. Questo azzurro, ma è un azzurro quasi avion, che va un po' nel grigio. Scrivenza anche questa, ottima, è questo. Ed è questo, guardate che roba, e mi piace tantissimo abbinato con i grigi. Ho una matita doppia della Kiko che con questo sta da Dio, mi piace da morire. E quindi anche questo qui, insomma, lo rimetto in evidenza per questa ragione qua. Guardate che belli che sono anche insieme questi due colori, sono bellissimi.
Ultimo pezzo, no, era una palette, quindi questi erano, diciamo, i mono, e una palette della Clarin. Queste sono. È una collezione vecchissima che non penso esista più. Le palette sono questi quattro colori qua. E questi colori qua sono fantastici. Sono assolutamente fantastici. Questa l'ho usata perché, come vedete, insomma, sono scavati i colori, soprattutto questi due, l'illuminante. Sono bellissimi. Vi faccio vedere anche di questi la scrivenza. Anche se ho un po'. Aspettate, questo. Eccoli qua. Sono questi. Si vede qualcosa? Forse l'illuminante. Sono andata a toccare l'altro dito, non so che cosa riesco a farvi vedere. Comunque sono questi qua. Anche questi, scrivenza. Che ve lo dico a fare? Ora vi faccio vedere che facciamo prima. Eccoli qui. Sono bellissimi. Sembrano ombretti in crema per la consistenza che hanno. Questa ce l'ho davvero da diverso tempo. E quindi anche questa qua, insomma, la rimettiamo in auge. Si chiama 40 Forest. Boh, insomma, no, specchia tutto, non si riesce a vedere. Comunque questa qua non penso proprio che si trovi perché era una collezione autunnale di qualche anno fa della Clarin. Quindi non penso sia entrata in permanente, poi sono talmente tanto tempo che non penso, insomma, che ci sia. Per quanto riguarda le matite, una matita che questa mi era veramente sfuggita del tutto è della Collistar, è la numero 1 e si chiama Matita Professionale Occhi, lunga durata, sfumabile con applicatore. È in pratica una sorta di kajal nero. Scrive benissimo, è nerissimo. Insomma, c'è ancora tutto questo pezzettone di matita, quindi come matita nera metteremo questa in mezzo. Poi quella che porto oggi è una matita della Pupa della scorsa stagione primaverile della collezione in edizione limitata che si chiamava Jeans and Roses, che devo dire che è stata una collezione abbastanza carina, almeno secondo il mio gusto, per carità, secondo il mio punto di vista, per alcune cose, tra cui i rossetti. Io ne ho uno che è in assoluto uno dei miei rossetti preferiti, e queste matite occhi, perché queste matite occhi erano eyeliner scintillanti, mi pare. Matita eyeliner scintillante. Questo colore qui, che è un verde acqua, è all'interno, non ha glitterine, è proprio l'effetto di scia argentata che si porta dietro. Guardate quanto è bella! È bellissima questa matita. Ecco, forse così riesco a farvela vedere. Oggi l'ho messa tutta intorno all'occhio. Non ho fatto niente di particolare, ma è stupenda. A parte dura tanto, è molto luminosa, dà un bel effetto sveglio, è carina, insomma, senza fare chissà che cosa. Siccome questa matita adesso sicuramente esce con la collezione in outlet, la trovate ad un prezzo veramente vantaggioso, se avete la possibilità, insomma, di avere un outlet Pupa vicino, perché è di Roma e a Castel Romano, perché diverse volte mi arrivano messaggi che mi domandate, ma dove sta? Nella zona di Roma è all'outlet di Castel Romano, quello che sta sulla pontina. È davvero molto valida, quindi siccome la troverete scontata del 40, del 50%, non so con quale sconto uscirà in outlet, se insomma vi interessa il tipo di prodotto, dategli un'occhiata perché sono molto carine. Poi un'altra matita occhi è quella sempre della Pupa ma della Baroque e mi piace per la stessa ragione. Adesso questa ovviamente io non l'ho temperata perché sono splendida proprio quando faccio queste cose e non so come ve la farò vedere perché non c'è la punta. C'è la punta! È da ridere. Sono veramente una cosa. Questa matita qua è solamente luminosa, è un color champagne luminoso. Mi piace perché non ha glitterini, è proprio satinata. Ma che rimbambita che sono, mica l'ho aperta. Non me ne ero accorta. Niente, vabbè, adesso non ci riesco. Comunque, è molto bello l'effetto che fa perché è molto elegante e mi piace soprattutto, io l'ho utilizzata moltissimo quando truccavo anche un po' di più gli occhi nella parte sopra con colori un po' più scuri e sotto e dentro la rima dell'occhio mettevo questa qua che dà solo un po' di luce, di definizione. Sembra un po' un look, che vi devo dire, tipo. Non lo so, old style, ecco, mi dà un'idea un po' di eleganza d'altri tempi, molto molto carina. Questa qui era fatta in questa forma strana perché dicevano che poteva essere un fermacapelli. Sono
Chi è che va in giro con la matita nei capelli? Lo sa solo la pupa. E ultima matita è della Givenchy ed è la numero 12, è una matita labbra waterproof che io ho da tantissimo tempo. E questa matita qua, e per intenderci, è una simil a quella che è uscita adesso della Neve Cosmetics, cioè quella che va a definire il contorno esterno delle labbra dandogli un po' di luminosità e facendo risaltare un po' di più sia il colore del rossetto, tiene delimitato comunque il rossetto lì dove deve stare e dà questo effetto quasi un po' rimpolpante, se vogliamo dire così, ma insomma, ma anche no. Mi piace tantissimo l'effetto. Io questa matita ammetto di essermela completamente dimenticata. È un color carne ed è leggermente, leggermente satinato, quindi una cosa impercettibile. Voi l'andate a mettere e poi dopo la sfumate un pochettino e dà questo bel effetto, insomma, intorno alle labbra. Mi piace tantissimo. Spesso cerco di utilizzarla con i gloss. La utilizzavo con i gloss. I gloss adesso ovviamente non li ho più perché la maggior parte li ho regalati, me ne saranno rimasti 3. 4, ecco, questo è il massimo dei miei gloss, non so neanche se ci arrivo. E quindi voglio riutilizzarla nuovamente, ad esempio, con i matitoni di pupa come ho fatto oggi. Poi, per quanto riguarda il rossetto, questo rossetto non ricordavo assolutamente di averlo. È della Max Factor, è di questa collezione, non so quale sia. Si chiama Burnt Caramel, è il 745. Probabilmente questi si trovano ancora, non ne ho idea perché poi di Max Factor veramente ho due cose messe in croce. È un nude, ovviamente un po' rosato perché io uso questi sempre un pochettino insomma sul rosato. Il colore è bellissimo, sono molto cremosi, è molto bella la consistenza. Eccolo qua, e questo qui. E non capisco perché non l'abbia più utilizzato, perlomeno posso capirlo perché è finito sotterrato da tante altre cose e quindi questo qua lo rimetto in primo piano. Gli ultimi due pezzetti sono due blush. Il primo è della Essence di una vecchia collezione, quindi questo sicuramente non si trova. Si chiama Legends on the Sky. E il colore è lo 01 No Better Way to Sky. Questo qua. Questo blush, innanzitutto, la prima cosa che vi voglio far vedere. Vedete qualche rimasuglio, vedete della polvere, sembra nuovo, eppure io questo quando l'ho comprato l'ho usato tantissimo. Non è per niente polveroso, per niente, nulla, 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 nulla. È un colore bellissimo perché è un arancio, ma è un arancio molto delicato. Quel pescato leggermente satinato, anche questo. Guardate che bello il colore, che si sfumano molto bene tra l'altro, è assolutamente modulabile. E ha un effetto molto naturale sulle guance, infatti, ripeto, per un lungo periodo ho usato sempre questo. Poi anche questo è andato un po' nel dimenticatoio. Come stessa cosa è accaduta, ma questo è un blush veramente, se non è il primo che ho acquistato, forse il secondo, è della Clinique e non si legge in pratica più nulla. Neanche il nome, è il 114 Iced Lotus. Non so se si legga comunque qui dietro, qua. Ed è questo rosa incredibile, cioè è sparito tutto da questo, non si legge proprio più niente. È questo rosa qui, è questo rosa molto elegante. Un dito pulito c'è rimasto, sì, forse questo. Eccolo qui, è questo. E mi piace da morire perché dà un effetto luminoso ma non eccessivo. Non è il classico rosa Barbie, rosa porcellino, è un rosa elegante. Mi viene da dire un rosa elegante. La mia definizione è rosa elegante. Davvero bellissimo. Questi sono tutti i prodotti che io ho deciso di rimettere in auge. Non lo so, anche voi ci avete qualcosa, ditemi di sì, non mi dite che sono solo io in queste situazioni così un po' imbarazzanti. Anche se non eccessive, devo dire, non eccessive, però penso che insomma si possa essere un buon proposito per da qua a venire, alternare insomma prodotti che si hanno. E la cosa carina è anche che appunto andandoli ad alternare delle volte è come se fossero sempre nuovi, perché in definitiva io per esempio questo me l'ero completamente dimenticato e quando l'ho provato ho detto cavolo, è favoloso, cioè, c'è una scrive, sembrano cremosi, c'è questo dorato che è pazzesco e quasi non me lo ricordavo più, quindi è come se fosse nuovo. La prossima volta che mi ci truccherò sembrerà qualcosa di nuovo. Questo marrone tra l'altro, al di là del dorato, che il dorato è un pochino più difficile, difficile insomma, però
Vabbè, avete capito che cosa voglio dire? Questo marrone l'ho sempre usato moltissimo, anche come tipo eyeliner con un pennellino sfumato sull'occhio, ho messo sotto. Insomma, queste cose le riutilizzeremo tutte quante. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!